people of YouTube. Welcome back to a new episode of Mario Luigi Superstar Saga. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con tutta la risoluzione degli enigmi per poter aprire questo ponte di roccia che ti fa chiedere come faccia la gente a passare dall'altra parte, ma va bene. E ora che il ponte è aperto, possiamo proseguire dall'altro lato. Ehi, fagiolo stella! Ehi, granchio, cosa ne pensi di questo? Oh, hai davvero un buon intuito! Cosa? Cosa c'è? Sei venuti per aiutarmi con le decorazioni? Ehi, tutina rossa, quei baffetti là! Potrebbe essere... Babbo Natale! Oh no. Anche perché non ho i capelli bianchi! Granchio, cosa ti succede? Aspetta! Cosa? A ben vedere i tuoi baffi, la tutina rossa! Non sarà che sei... Yahoo! Quel salto, allora è vero! Sei Mario del Regno dei Funghi! Stupendevolissimo! C'è Mario del Regno dei Funghi! Basta con le decorazioni! Facciamo festa! Aiuto! Sei vero, posso tenerti i baffi. Quel salto era proprio bellissimo. Più tardi mi vanterò con tutti, grande. E io sono Luigi. Ah, e le mie decorazioni. E tu sei forse il segretario di Mario Fan Club? No, sono Luigi. Aspetta un attimo, vestito verde, baffi. Non è che per caso sei il celebre fratello dimenticato da tutti? Luigi? Certo! Aiuto! Questa è un'occasione rara! Quanti anni hai? Maschio? Misure del torace? Vita e fianchi? Cibo preferito? Ah, per colpa vostra non ho completato le mie decorazioni! Smettetela di dar fastidio! Voi scellerati! Perfetto. Vediamo se riusciamo a rompere le chele con un solo salto. Oh, 90, ottimo, ma voglio sapere il danno base. No, col danno base non ce la facciamo. Perfetto, allora. Eccoci qua. Ok, mi serve più di 50. Fratello espulsione. Mannaggia. Speravo di colpirlo più volte. Esci fuori dal guscio, stronzo. Proviamo così, aspetta. Ci provo, Preso. No, troppo presto. Ecco fatto. Ehi, cosa volete fare alla mia bella decorazione? Basta così, folli. E ora ti do una tuonata. Troppo presto comunque. Stupido. Doppio martello. Colpito, distrutto? Oh no, pensavo, vabbè. Ma perché sbaglio i tempismi? Vabbè, doppi punti, non ci siamo fatti colpire neanche una volta. Scusate granchio, fa un sacco di confusione. Scusate, colpa nostra. A proposito voi due, che cosa ci siete venuti a fare fin qui? Cosa? Il fagiolo sulla conchiglia? Oh, quel fagiolo è davvero una cosa così importante? Hai sentito, granchio? Ah, era questo. Beh, allora, non c'è scelta. Tieni. Primo pezzo del fagiolo stella. Recuperato. Un pezzo del fagiolo stella. Pezzi mancanti 3.
E poi, dopo le decorazioni, ce l'abbiamo messa tutta. Come, ve ne andate di già? Non capisco perché non restate a rilassarvi un pochino. Dobbiamo trovare i pezzi di fagiolo. Le persone famose sono molto impegnate, lo immagino. Se volete tornare indietro, questa è una scorciatoia. Non avete nulla con cui sostituire quel fagiolo qualcosa. Se nei vostri viaggi trovate un oggetto adatto, spero che lo portiate qui. Certo, lo troveremo, tranquillo. Grazie, signora. Ed ecco la scorciatoia, allora. Di qua... No, è chiuso, perfetto. Di qua invece si apre il passaggio. Così non dobbiamo rifarci quella strada terribile ogni volta che dovremmo tornare qua. Ogni volta. Torneremo una volta solo per dargli l'oggetto al granchione. Però qui... Ah, ecco fatto. Quanto siamo con i fagioli? Ce ne dovrebbero mancare due. Due fagioli, dai. Prima di andarcene però vorrei un secondo tornare da una parte. Vorrei tornare di sotto in acqua da questo lato, perché sono abbastanza sicuro di aver dimenticato una cosa. Dobbiamo spinnare qua sopra. Andiamo, ecco, in una di queste due direzioni. E ora che siamo in un punto sopraelevato, basta continuare a nuotare. Basta continuare a nuotare per arrivare da questa parte. Non ci avevo pensato prima, è vero. Ottimo. E andando da questa parte, cosa troviamo? Sembrerebbe nulla. Ma ricordiamoci che non c'è mai nulla di nascosto in questo gioco. Esatto. Uno. Ed infine tre. Perfetto. Ci siamo, tiri fagioli. 1, 2 e 3. Siamo a 11 tiri fagioli. Ora sì che possiamo salvare e salutarci. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito. Come al solito, se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.